Mi frego le mani nel senso proprio della gioia. La gioia che viene per il momento contenuta a questo applauso che riscatterà sicuramente frenetico, caloroso, amoroso e affettuoso per il personaggio che più di tutti sta occupando la benevolenza, l'affetto, l'amore dei nostri telespettatori, dai più piccoli ai più grandi. Non c'è giorno che passi che qualcuno non voglia cercare di incontrarlo ed è qui in questo studio, allo studio 3 di Cinecittà, unico, esclusivo per Buona Domenica, l'animale più dolce del mondo, il cangurotto! Bene, col cangurotto stiamo trascorrendo settimane. Noi ci stiamo abituando al suo dolce linguaggio, alla sua, come dire, caratteristica particolare, il suo sguardo che penetra la telecamera, che arriva nelle case. E lui si sta abituando al mondo degli umani. Quindi c'è questo scambio, vedete, come l'espressione dia il senso di quello che pensa. In questo momento ha pensato a un gesto affettuosissimo. E ti ringrazio, un gesto che lui vorrebbe davvero fare a tutti e qualcuno, devo dire erroneamente, spendo pochi secondi, ha pensato di identificare nel cangurotto Massimo Lopez. No, questo è un vero cangurotto, il Baffutus cangurus, che è una specie praticamente unica nel mondo. Quindi, come vuoi inaugurare, ecco, questo è il suo repertorio. Devo ricordare che il cangurotto, nonostante sia giovanissimo, ha una difficoltà di ritenzione idrica, per cui ogni tanto può avere un'esigenza che mi farai capire attraverso... D'accordo, grazie. Bene, vogliamo partire ovviamente subito, intanto ricordandolo 0878 6677, andando a cercare il primo numero. Il cangurotto ha un fiuto particolare, questo va detto. Ha un fiuto, cosa avevi visto? Non si riuscirà mai a capire che non riesce, hai schiacciato qualche collega, qualche animaletto. Va bene, è ancora una volta. Allora, ha un fiuto particolare, lui grazie al suo fiuto può... Grazie al suo fiuto, è straordinario, dappertutto. Benissimo, un saluto affettuoso al direttore, come sempre, che ama, lo ama, lo ama, signori, lo ama davanti e di dietro. Allora, andiamo subito a dare un cenno d'amore anche agli spettatori e andiamo a strappare il primo numero, perché questo si aspettano i nostri amici. E quindi sceglie immediatamente Alba Parietti. Credo che abbiate avuto già un rapporto in precedenza. È chiuso. Bisogna aprirlo, no, c'è una cerniera, scusa, certamente un'inesperienza di canguri, almeno in quel senso, di Alba, fin lì non è arrivata. Dico il numero? Come vuoi, detto da te, ancora un sapore 56. Migliore. 56, è il primo numero estratto, mentre Alba ricompone. Chiudiamo. Il canguro. Aspetta. Andiamo ad apporre il 56 sul nostro tabellone, segnate il 56. E anche un gesto d'affetto per la nostra Rossella detta Internet. E andiamo avanti. Allora, che cosa vogliamo fare adesso? Prendiamo la prima telefono. Hai già bisogno? Perfetto, il repertorio è tutto fatto. Lasciamo, mentre prendiamo la prima telefonata, intanto sgorga, cristallina e purificatrice. E rimane sempre quel... certo. Pronto? Pronto. Signora, benvenuta, buonasera. Buon pomeriggio. A lei di tutto cuore, anche ovviamente al nome del cangurotto che le sta offrendo una delle espressioni più dolce. Vuoi salutare la signora? Va bene. Signora, il suo nome? Sono Gianna e chiamo da Ragusa. Gianna? Sì. Gianna, Gianna, da dove? Da Ragusa. Da Ragusa, non può venire da Ragusa, cangurotto, non può venire. Però idealmente Gianna è qui col cangurotto. E il cangurotto idealmente arriva nella sua casa portandole questo saluto. Gianna. Ai ai. Ai ai, le è arrivato fino a casa, complimenti cangurotto. Allora Gianna, il primo numero estratto è il 50... è il 56. Secondo lei il prossimo numero che il cangurotto farà estrarre a qualcuno degli ospiti presenti
Qua sarà superiore o inferiore? Ma superiore. Io sto buttando tutti i vestiti, Angurotto, che sei zozzo lercio. E tutte le volte... Però sei fantastico. Posso? Bacino, Angurotto. Ha detto dunque superiore. Sì. Da chi facciamo... Da chi facciamo... ti amo Cangurotto. Da chi facciamo scegliere il prossimo numero? Hai un repertorio vastissimo. Hai passato ad Alba, Barbara Chiappini. Okay. Barbara Chiappini, amante degli animali. È stata... Guarda che... Voglio dire, lui è abituato a ben altro. Comunque, pazienza. Non ti ha dato tanta soddisfazione? Non si chiude la tasca. Non si chiude. Sempre lui deve pensarci. Te lo do? No, intanto prendi il numero, se fai volete... 55 è il numero e quindi inferiore solo di uno e quindi mi dispiace molto signora Gianna, le mando un bacio, niente da fare e salutiamo l'arrivo con il 55 della Puzzolo Operata, un altro animaletto, intanto siamo a 600.000 lire. Siamo a 55.000 lire, siamo, dove siamo? 600.000. Siamo, 55 è l'ultimo numero uscito. Una grande esibizione degna di Yuri Pechi e anche del Cangurotto. Andiamo a sentire la prossima telefonata. Pronto, grazie. Pronto? Pronto? Buonasera signora, questo è un ambiente un po' particolare. Il suo nome? Mi chiamo Eder. Edera? Ah, Eder. Heidi? Ah, benvenuta! È anni che... Ah, è... Mi perdoni, signora, davvero, ma... Sì, il suo nome? Heidi. Heidi. Da dove? Da Cremona. No, Heidi, Heidi. Si ingegnerino gli altri. Heidi, Heidi. Aide, sì. Da dove chiama? Da Cremona. Da Cremona. Aide, secondo lei il numero appena estratto è il 55. Il prossimo, da, che, il prossimo sarà inferiore o superiore? Inferiore. Inferiore? Inferiore. Inferiore. Sotto, sopra. Inferiore. Sopra, sopra, d'accordo. Grazie, puzza. Scusa, Aide. Allora, Cangurotto dolci... Secondo chi scegli per il prossimo numero? Si è liberato la codona che è determinante. 600.000 lire in palio, si reca dal, si reca, sceglie una nuova Eva Grimaldi. Guardate, Eva Grimaldi. Questo è un gesto nuovo, devo dire, il Cangurotto si sta adeguando anche un po' al sistema umano, devo dire, si è buttato su Eva, una delle tre stelle di martedì e di giovedì, con Alba Parietti e con Mandala Tide. Posso dire il numero? Prego, oddio. Se riesci a farlo. 70. 70, signora Aide, 70 è superiore, complimenti. Grazie. Vince 600.000 lire e quindi il 70. Grazie 70. Attenzione perché ci stiamo avviando. Benvenuto dal canguro e benvenuto a tutti noi anche a un altro grande amico dei bambini, il nostro topolino, la Pantegamina. Ma questo è un altro regalo ancora dalla Befana, che poi voi non avete la Befana, non avete il Babbo Natale che scende con l'arena, no? Che da dove esce il Babbo Natale? Eccolo lì, esce dal tombino, sta schifezza di Pantegana che esce dal tombino. E come... la Befana com'è? Com'è la Befana? Oh, ti esce anche la vocina, è bella da voi la Befana. Allora, sei capace di andare sul monopattino? Fai vedere come vai sul monopattino, eh? Fai vedere, Topolino, non hai capito un cavolo. Non è così che si va sul monopattino, comunque tu man mano allenati, allenati, allenati. Intanto vai a salutare, come sempre, i nostri ospiti.
è un saluto affettuoso dal canguro, si sta creando un'amicizia indissolubile e intanto raccogliamo la prossima telefonata. Pronto? Mentre si cementa questa amicizia, il suo nome? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei. Il suo nome? Pasquale. Pasquale, da dove? Da Campomarino, provincia di Campobasso. Perfetto, Pasquale. Allora, Pasquale, mentre il topolino impara a andare sul monopattino, il cangurotto le dà una dimostrazione di affetto. No, non è Massimo, è il cangurotto, un parente, un affine. Secondo lei, vai piano che ti fai male. Il prossimo numero è inferiore o superiore al 70? Mentre viene aiutato il cangurotto, è inferiore o superiore? Inferiore. Com'è? Inferiore. Inferiore, Pasquale. Allora, andiamo a estrarre il prossimo numero. Da chi vai, cangurotto? Il saluto consueto a uno dei più grossi direttori d'orchestra, il nostro Demo Morselli. Allora, bene, abbiamo di materiale un saluto a Sirio. Sai che Sirio predice il futuro? Lo sai, canguro? Va bene. Mandala, abbiamo fatto proprio il trio delle tre stelle, perfetto. Ne approfitto, cangurotto, per invitare anche te a guardare martedì e giovedì Tre Stelle su Canale 5. Qui ti trovi bene, mandala evidentemente. È brava, mandala. Allora, il numero è il 3. Il numero è il 3, è inferiore, Pasquale. Quindi complimenti, 200.000 lire per lei, Pasquale. Grazie. Allora, il numero 3, prego Alessia. Benissimo, continuiamo con questa meravigliosa atmosfera. Torniamo a 200.000 lire e andiamo a raccogliere la prossima telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Prima o poi. Buonasera, il suo nome? Sono Rita da Cava dei Tirreni. Ludovica? Rita. No, Rita. Rita, bentornata. Fatti vedere, cangurotto. A chi hai dato un bacino? Hai visto come ti sei ridotto? Hai visto, Rita, da dove bacia? Da dove chiama? Cava dei Tirreni. Cava dei Tirreni. E raccoglie evidentemente numerose... sì, numerose... Buon anno a tutti. Anche a lei di tutto cuore, Rita. Anche grazie. Ancora? Ma cos'hai bevuto, cangurotto? Purtroppo lo studio magari è caldo, la pelliccia, i cangurotti vivono in terre e quindi ha bisogno ancora. Rita, intanto, mentre... Lippi, questo è tutto lo champagne che deve smaltire ancora il cangurotto, evidentemente. Ah, lei se ne intende? No, grazie, ovviamente. La saluta, secondo me, con affetto. Rita, ma non era finito. Rita, secondo lei il prossimo numero è inferiore o superiore? Superiore. Inferiore. Superiore. Sì, superiore, almeno voi. Sì, superiore. Ha detto superiore. E da chi facciamo estrarre il prossimo numero, cangurotto? Abbiamo avuto Alba, abbiamo avuto Barbara, abbiamo avuto Eva, e poi Mandala, la Panicucci non vede l'ora. Antonella, l'avevi mai vista Antonella, cangurotto? Perché è un po' che manca Antonella, lei si chiama Antonella Elia. Ecco, va bene, d'accordo, forse ti riserva per ultimo. Ecco, la Panicucci, una grande fan dei California Dream Man. Vero, vero. Quando tornano? Preoccupati del cangurotto adesso che... Chiede ovviamente che tu sia il più efficace possibile. Claudio. E sei stata bravissima. Aveva detto superiore. Federica l'ha portato fortuna. È l'87 e quindi è superiore. E ci voleva comunque poco. Grazie. 87, grazie a lei, Rita. Andiamo avanti.
Guarda che va a finire male, perché non tutti sanno che tu hai manifestazioni di affetto, Cangurotto. Ma noi procediamo mentre il Cangurotto giustamente va a salutare la parte di pubblico più alta nel nostro studio e sono tutti contenti e felici. Sentiamo la prossima telefonata. Mettiamoci intanto in contatto con la prossima telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, signora, buonasera. Buonasera. Benvenuta, il suo nome? Filippa. Filippa, da dove? Da Udine. Da Udine. Signora Filippa, allora il numero uscito è l'87. Secondo lei l'87, il prossimo numero sarà inferiore o superiore? Beh, insomma, non è difficile. Non è tanto difficile, sarà inferiore. Sarà, certo, c'è anche l'88, l'89 e il 90. Ho capito, fino a lì. Però ce lo auguriamo. Ancora abbondanza di scelta, signora Filippa, che dice inferiore, e andiamo a vedere il Cangurotto a chi porge il suo marsupio. Ecco, vedi che voleva, ma vedi, sai, Antonella ama moltissimo gli animali. È veramente... No, ok, faccio in fretta, ma se ti faccio tanto schifo potevi andare da un'altra, eh? Che pizza, Costanzo! Si comporti bene col Cangurotto. Va bene, 39. 39 ed è un numero inferiore. Non rimettono dentro, grazie. No. Grazie, perfetto. Antonella. 39, quindi complimenti, 200.000 lire. Grazie. Abbiamo quindi un ultimo numero? Un ultimo numero, Cangurotto. Grazie. No, nel senso, veramente stavolta... Sì. Ah, e tutto abbiamo fatto. Benissimo. Ah, ritorna. E questo è il mio... Scusami, Topolino. Sì, ne avevi perso un altro anche. Ne hai due? E così... Come mai hai il carbone? Come mai hai il carbone? Sei stato cattivo? E come mai hai l'elmetto con la luce? Cosa fai con la luce? Cosa ti serve la luce? No, non essere timido. Grazie, Cangurotto, davvero. Per guardare... E che... vabbè, ma tanto... Abbiamo già provato col microscopio, Topino. Non è possibile. Non troverai nulla. Allora... Intanto, grazie per Puzzola. Non è al Cangurotto. Posso vedi guardare? Un attimino, eccolo là, benissimo, benissimo. Questo è uno dei... Oh. Pronto? Buonasera a tutti. Buonasera a lei, signora. Sono Topoli... Cinzia e chiamo da Roma. Cinzia da Roma, davvero, benvenuta. Senti, Topoli... Claudio, sì. Posso chiedere un favore? Per carità. Fa un saluto al mio nipote Alessandro. E guardi, quanti anni ha Alessandro? 3 e mezzo. Allora può fare il saluto che lui destina normalmente ai più piccoli. Glielo vuoi fare, Cangurotto? Ecco che si avvicina con la dolcezza tradizionale del Cangurotto. Alessandro. Saluto anch'io Alessandro. Cinzia, 200.000 lire in palio. Se il prossimo, se ritiene di sapere, ma hai rotto no, la puzzola è... allora, scusami, puzzolina. Allora, Cinzia ha detto inferiore. Il prossimo, davvero, scusami. Il prossimo numero, il 39, secondo lei è inferiore? È superiore, scusami. E non lo so, se non lo sapete voi, non c'è più, più niente. Mentre ancora una volta si congiunge. Non c'è niente, Topolino! Non c'è, ma è inutile che lo chiami! Cangurotto, vogliamo vedere. No. Io di no. Allora. Andiamo a estrarre l'ultimo numero, Cangurotto. L'ho visto stranamente con un'espressione umana, che non mi era mai successo nel vedere la puzzola in posizione a concia. Allora, andiamo a vedere.
chi va a, ovviamente a omaggiare come sempre Valentino, in questo momento vestito di nuovo come le brocche dei biancospini, nel senso che ha la maglietta del Cagliari. E mentre regge la telecamera, Valentino Tocco credeva di poter fare quello che sperava, ma finalmente arriviamo a chi ci ha raccontato del futuro, e cioè a Sirio, che dovrebbe, la signora Cinzia ha detto che il numero era superiore, e purtroppo è il 37. No. Inferiore, mi dispiace, Cinzia, pensi che l'aveva detto, si è corretta lei, andiamo a mettere il 37. Allora, abbiamo completato, intanto diamo una ripassata ai 7 numeri, mentre si esibisce in tutto il suo repertorio il nostro cangurotto, 56... 55, 73, 87, 39 e 37. Se a qualcuno porteranno fortuna ne saremo felici, e in questo momento ancora una volta noi ringraziamo chi ci segue così numeroso, e io lo faccio in modo umano a nome del cangurotto, della bussola operata e del nostro popolino. Noi salutiamo e ringraziamo, e buona domenica.